Tecno Zoo. Voglio il meglio. Buongiorno a tutti, sono Matteo Zonato, sono un veterinario della Tecno Zoo. Mi occupo di gestione alimentare e sanitaria di allevamenti di vacche da latte e bovini da carne. Oggi voglio parlare con voi di svezzamento di vitelli. Classicamente per svezzamento si intende la fase che va dalla nascita del vitello fino alla fine dell'alimentazione lattea. In realtà, se dobbiamo parlare di svezzamento come periodo in cui effettuare un piano di lavoro, bisogna partire da prima della nascita del vitello. Noi intendiamo lo svezzamento come l'ultimo mese di gravidanza della vacca, quindi il nono mese di gravidanza della vacca, fino passando dalla nascita del vitello alle prime cure parentali, per passare dall'alimentazione inizialmente solo liquida a base di latte, per poi essere affiancata dall'alimentazione solida, fino al momento in cui il vitello riesce ad alimentarsi solo con alimentazione solida. È importante partire ad effettuare il nostro piano preventivo già dal nono mese di gravidanza dell'animale, perché in questo periodo possiamo effettuare la vaccinazione in asciutta della madre, principalmente vaccinazione per rota e coronavirus e coli bacillosi. Esistono vari prodotti sul mercato che hanno questa finalità. È importante che noi effettuiamo questa vaccinazione affinché la madre riesca a produrre gli anticorpi che poi noi andremo a somministrare al vitello tramite la colostratura. È l'unico modo possibile per far arrivare queste immunoglobuline al vitello, in quanto la particolarità della placenta bovina non permette il passaggio delle immunoglobuline dalla madre al feto. Quindi l'unica maniera possibile per trasmettere dell'immunità passiva al vitello è la colostratura, fatta nei tempi e nei modi adeguati. Alla nascita del vitello, quindi, dobbiamo far sì che venga somministrato almeno entro le prime 6 ore di vita il primo pasto di colostro, seguito poi da un secondo pasto, di solito a distanza di 12 ore. Questo risulta fondamentale perché altrimenti la capacità di assorbimento intestinale del vitello cala drasticamente dopo le prime 24 ore. Quindi per noi è importante somministrare almeno 2 pasti di colostro con le caratteristiche adeguate, quindi colostro che abbia un buon contenuto in immunoglobuline e possibilmente proveniente da animali vaccinati in asciutta, in modo che nelle prime 24 ore il vitello assuma la quantità adeguata di immunoglobuline. Nel secondo giorno l'assorbimento intestinale del vitello cala drasticamente, mentre invece il colostro rimane di qualità interessante anche il secondo giorno, l'assorbimento cala drasticamente. Quindi il nostro consiglio è effettuare un buon primo pasto che va dai 2 a massimo 3 litri entro le prime 6 ore e un secondo pasto sempre di colostro, possibilmente della madre, entro le 24 ore. Seconda fase importante dello svezzamento risultano essere le cure proprio a cavallo del parto. È fondamentale togliere il vitello il prima possibile dal contatto con la madre. Dopo i primi contatti in cui la madre tende a leccare e ad asciugare il vitello, è importante che noi lo togliamo dal box parto, che spesso risulta essere un ambiente non igienicamente adeguato, e asciughiamo il vitello, pratichiamo la disinfezione accurata dell'ombelico, perché può essere una via d'entrata per parecchi patogeni, e trasportiamo il vitello in un luogo pulito, asciutto ed areato. Il luogo migliore senz'altro è la gabbietta singola che ospiterà il vitello nella prima fase dello svezzamento. Quale può essere lo svezzamento ideale e che cosa vogliamo ottenere con questo?
Gli obiettivi di uno svezzamento sono classicamente quelli di portare animali sani e dal punto di vista immunitario immunocompetenti alla fase di accrescimento. Quindi terminato lo svezzamento, che bene o male dura dai 60 ai 90 giorni classicamente, noi inizieremo ad allevare la nostra futura manza e poi futura vacca da latte. Numericamente gli obiettivi che ci prefiggiamo sono questi: arrivare col 90% degli animali nati vivi alla prima inseminazione e arrivarci in un periodo che va tra i 14 e i 16 mesi, mediamente si considerano i 15 mesi, in modo che abbiamo il primo parto dell'animale attorno ai 2 anni, i 24 mesi. Questo è l'obiettivo che noi ci prefiggiamo e che nei nostri allevamenti riusciamo a raggiungere. Se contiamo che la media nazionale, secondo i dati APA, di primo parto sta tra i 28 e i 29 mesi, capiamo che recuperare circa 5 mesi, quindi 150 giorni, al costo medio di allevamento della manza, che sta intorno ai 2 euro al giorno, vuol dire recuperare circa 300 euro a capo presente in stalla. Senza contare che prima andiamo ad effettuare la prima fecondazione, più alta è la possibilità di attecchimento, perché più giovane è l'animale, più alta è la possibilità di attecchimento. Riuscire a superare il 90% di animali nati vivi portati alla prima inseminazione vuol dire per molte delle nostre aziende essere autosufficienti dal punto di vista di rimonta. Infatti ad oggi molti dei nostri clienti che utilizzano il piano svezzamento Tecnozoo sono autosufficienti di rimonta e anzi a volte si rivolgono al mercato non per acquistare ma per vendere della rimonta perché ne hanno in surplus. Cosa che non succede in tutti gli allevamenti perché sappiamo benissimo che ci sono molti allevamenti che devono rivolgersi al mercato per acquistare animali in quanto sia una gestione scorretta della vitellaia, della rimonta, ma soprattutto una gestione scorretta del gruppo in lattazione, fa sì che la percentuale di rimonta sia troppo alta e con la loro rimonta aziendale non siano capaci di sostituire gli animali che escono ogni anno. Quali sono le principali problematiche legate allo svezzamento del vitello e come possiamo affrontarle? Le problematiche a cui può andare incontro un vitello in svezzamento sono classicamente due: le problematiche di tipo respiratorio e le problematiche di tipo enterico. Per quanto riguarda le problematiche enteriche, possiamo avere le classiche dissenterie dei primi giorni oppure delle dissenterie che compaiono dopo 10-15 giorni dallo svezzamento. Le più insidiose sono senz'altro le prime, le classiche diarree dei primi 2-3 giorni, in cui spesso c'è poca possibilità di salvare il vitello. Queste problematiche sono sostenute per la maggior parte delle volte da rota coronavirus oppure da colibacillosi. È fondamentale in questo caso vaccinare le madri e fare la corretta colostratura del vitello, altrimenti abbiamo pochissime armi a disposizione per combattere queste patologie enteriche. Le problematiche enteriche che si presentano invece in un secondo periodo, a partire dal 7-8 giorno di vita del vitello, sono spesso dovute a criptosporidiosi. In questo caso abbiamo qualche arma in più a disposizione, senz'altro una profilassi antibiotica, ma principalmente la creazione di un ambiente intestinale che sia capace di difendersi da questi attacchi. Ci sono un ulteriore tipo di dissenterie tardive che compaiono di solito a partire dai 20 giorni di vita del vitello, che sono quelle causate da coccidi. Coccidi sono onnipresenti in allevamento, sono presenti nell'allevamento della vacca da latte, senz'altro, nell'allevamento della rimonta, quindi il nostro vitello ne viene a contatto spesso nei primi giorni di vita, nelle prime ore di vita, e passato il tempo di incubazione inizia a manifestare i sintomi. Il sintomo patognomonico della diarrea da coccidi è la presenza di sangue vivo nelle feci, perché proprio questi coccidi vanno a
intaccare la parete intestinale e causano sanguinamento. Quindi, quando noi vediamo sangue vivo nelle feci dei nostri vitelli, ma anche delle nostre manze, perché non possono anche comparire più avanti, dobbiamo sospettare di essere di fronte a un attacco di coccidiosi. Per quanto riguarda le patologie respiratorie, possiamo avere la presenza di sintomi respiratori a partire dalla prima settimana per tutto il periodo di svezzamento e anche post del vitello. Anche qui è fondamentale mettere a punto con il veterinario aziendale un piano di vaccinazione oppure un piano di profilassi antibiotica in modo da prevenire l'insorgenza, perché quando noi ci accorgiamo dei sintomi presenti in uno svezzamento, spesso è troppo tardi. Possiamo sì salvare il vitello, ma rischiamo di andare a compromettere l'apparato respiratorio di questo vitello, che poi si ripercuoterà per tutto l'accrescimento dell'animale, sia nel passaggio da vitella a manza, sia poi da manza a vacca da latte.